Allora ragazzi, sono ancora qua, sto ancora facendo la partita, come potete vedere. E ragazzi, il Napoli sta vincendo 2-0, ma ragazzi è stata una bella partita. Aspettate che forse no, non possono fare 3-0, vabbè hanno già fatto. Allora, come ho detto, il Napoli... Raga, io non ho ancora capito quello che è accaduto in quella partita. Cioè il Napoli prima è partito con una partita stregata. Mamma mia, mamma Politano! Mamma mia! Ma che gol ha fatto! Dopo ve lo devo far vedere, ragazzi, ma Politano ha fatto un gol strano. 3-0! Quindi gol in live e l'ho anche cuffato. Fantastico, sono un cuffatore, ringraziatemi. 3-0 del Napoli che ricambia tutto. E quindi adesso ricominciamo da capo. Allora, prima partita vinta a questo punto posso dire dal Napoli in Europa League. Adesso vi faccio vedere il gol di Politano. Sempre se... ve lo fanno, eccolo qua, vedete? Boom! Un gol bellissimo, ragazzi, bellissimo. Comunque, il primo gol... Cioè, il Napoli ha sprecato tanto. Partiamo da questo presupposto. Il Napoli ha sprecato tante occasioni, ha fatto tante occasioni, ha sprecato un sacco. Forse è stato più il fattore di Osimhen. Poi verso 10 minuti alla fine, ed è finita la partita! Napoli 3, Legia Varsavia 0. Adesso è finita. Napoli ha sprecato un sacco. Poi, perché raga, il fattore Osimhen è che è stato decretato un sacco. Poi ragazzi, è quasi 15 minuti dalla fine, Insigne, torna lo Skuniz, fa un bel gol e fa 1-0 per il Napoli. Poi ragazzi, non avete ancora visto un gol annullato da Osimhen che era, dai papà dillo, era spettacolare. Spettacolare ragazzi, cioè ha fatto un cucchiaio, forse meglio, migliore di quello che ha fatto all'Leicester. E poi ragazzi, il terzo gol che l'avete già visto e non ho più nulla da dire. Adesso il Napoli ha 4 punti, ha l'occasione di passare questo girone di Europa League e noi ci vediamo. Ciao!